Cloud Kingdom si rincontrano dopo aver giocato contro anche agli ultimi Bucci e BCG di Lucca Comics, ma a quel tempo ancora era l'architetto di Ayur. Nell'angolo in alto a destra, dopo aver partecipato al Vasacast Invitational, dopo il terzo posto alla GoFor SC2 e dopo essere arrivato ai quarti di finale ieri all'Esette inglese, abbiamo dal team Old School Clan come Zerg e Banner! Nell'altro angolo invece ha dimostrato, nonostante le difficoltà che ci possono essere nel cambio di razza, di aver già quasi appreso in maniera completa la maestria dei suoi nuovi eroi terrestri. È una speranza ed una certezza per tutto lo StarCraft italiano dal team Nets Gaming, Cielo! Attenzione, perché questa volta Evaner non sembra abbia intenzioni particolarmente ostili sul suo avversario. Difatti, come potete vedere, è andato a prendere la sua acceria 15 in maniera più classica, mentre dall'altra parte ancora una volta abbiamo il gas da parte di Jill. Abbiamo il gas da parte del Prodigil. Il Prodigil conosce le difficoltà dei Terran, ma nonostante tutto si sente abbastanza sicuro per poter duellare con il suo avversario e strappargli un game, se non due, e volare in finale. Jill conosce il nemico e vuole vincere, ma dall'altra parte il Prodo Evaner si è allenato duramente in questi ultimi mesi, conosce ormai a menadito tutti gli Zerg e conosce anche i suoi nemici. Questo nel Far West di questa sera sarà una sfida unica ed irripetibile, che voi siate Terran o Zerg oppure anche Protoss, schierate, scegliete il preferito ed iniziare a tifare davanti a una bella birra. Buzzo guardava il tutto con occhio svelto dalla foresta. Va bene, basta, ho fatto anche la mia scenetta ridicola. Adesso attenzione, attenzione, in questo momento Jill ha scoutato particolarmente bene tutto quello che doveva scoutare. Siamo 19 psi per Jill, 24 per Evaner. Adesso arriva il Reaper, in questo momento arriva il primo Reaper di Jill. Inizia a guardarsi intorno, inizia a dare fastidio il Reaper, già giocatore, bravissimo Evaner, attenzione, va a bloccare, il Reaper si salva con 5 di vita, grandissimo colpo di riflessi da parte di Jill, grandissima manovra da parte di Jill che si salva il Reaper con 5 di vita, ma il Reaper si rigenera da solo. Healing di Evaner, andate dall'altra parte, le Queen prodotte, adesso dovrebbe essere abbastanza safe il giocatore Zerg, ma attenzione perché ha lasciato la main completamente esposta, Vanner, adesso i Reaper si muovono, hanno campo libero, errore di Vanner che ha lasciato completamente la main scoperta, un drone muore, adesso si vanno a infilare nel ciocca, però fuggano i Reaper, grandissimo Gille, grandissima mossa, adesso si riportano i Reaper, continuano a muoversi in su e giù, avanti e indietro, guardate, e sono pronte adesso le due Queen attaccano i Reaper, intanto nel frattempo guardate Jill che incessantemente ancora una volta è andato a prendersi ben tre command center da parte del giocatore del team Nets Gaming. Dall'altra parte si muovono sulla sinistra, continuano a muoversi, questi Reaper fanno avanti e indietro. Molta tensione in questo game, chi vince tra questi due giocatori andrà in finalissima contro Star Eagle, quindi comunque vada, sarà un game assurdo, Jill contro Star Eagle sarebbe la finale vista e rivista, Evaner contro Star Eagle invece è la finale dei giorni nostri, perché ormai sono i due principali giocatori italiani. Attenzione, i Reaper continuano a dar fastidio, guardate i Reaper che continuano a muoversi, vengono micrati egregiamente, adesso però dall'altra parte c'è anche la Queen, non ne muore mai uno, Jill con dei Reaper, il maestro dei Reaper. Abbiamo Evaner in questo momento, riuscirà a scautare tutto, abbiamo la visione di Evaner che vede anche il terzo centro di comando, adesso vedremo se deciderà di giocare aggressivo anche questa partita.
oppure se cercherà di macrare. Intanto ha già posizionato una terza base a 7 minuti e 10. Guzzo, mi prendi il palletto. Ah, Reaper! Aiuto, no. Reaper in mezzo alle Queen, mentre sale la tensione con la Guzzo Station. 47 psi per Gill, 57 per Evaner, però Evaner ha monotroni in questo momento, 41 droni per Evaner. Va a splittare la sua Army Gill, si muove in avanti, sentite la Ferrari con questa musica bellissima e tensione alle stelle. Gill attacca con i Reaper e con le Hellion. Evaner prova a salvare la sua terza base, il fotografo è indispettito e si chiede quando finisce questa serata, che ancora è lunghissima. Attenzione le due Queen, abbiamo l'arabo che paga il fotografo in lingotti d'oro. 57 psi per Gill, 65 per Evaner, che adesso sta creando delle rocce addirittura. Ci sono delle rocce in produzione per Evaner, per il momento una soltanto, una roccia, temibile. Stanno arrivando 5 in questo momento, 5 rocce per Evaner. È anche probabile che il giocatore degli Old School Clan voglia fare un nuovo timing anche questa volta. 8 minuti e 54 di game in questo momento. Gill è andato a posizionare il suo terzo centro di comando, il suo comando orbitale numero 3, mentre sta mantenendo il controllo dell'Excel Naga con queste Hellion e con questi Reaper. Andiamo a vedere l'incom, sono 56 lavoratori per Evaner, 41 per Gill. Continuano le Queen a fare il biotumore un po' ovunque. Evaner continua a prendere informazioni. Ancora non ha neanche la speed dei Ling. Sì, ce l'ha Evaner la speed dei Ling. Non ha fatto neanche la speed dei Ling Evaner. Attenzione, chissà se è una dimenticanza o cosa. Evaner non ha neanche la speed dei Ling, sta ricercando tutto sulle rocce. Ormai è quasi terminato il più uno all'attacco, il più uno alla difesa. All'altra parte continua le sue operazioni di macro incontrastato il giocatore del team Nets Gaming. Continua a prendere map control con questo piccolo esercito di Hellion e Reaper. Sfrutta la velocità di queste unità per mantenere sotto costante pressione il suo avversario e poi tornare indietro. 91 psi per Gill, 107 per Evaner. Sta arrivando anche il più 2 alla difesa e il più 2 all'attacco. Sono altre 6 rocce in produzione, una macro nacceri per Evaner. 75 lavoratori a 56. Guardate, sostanzialmente ci sono pochissime unità da parte di entrambi gli eserciti. Adesso si prova a muovere in avanti Evaner. Evaner prova a muoversi in avanti, stanno arrivando anche 3 idralische. I due giocatori sono amici prima di essere avversari, ma quando si gioca, che si sia amici oppure nemici nella vita reale, conta solamente vincere, conta solamente il vincitore. Parte la prima medivac di Gill. Gill che è sempre stato un giocatore amante del cambiare razza, lo faceva anche in precedenza, anche se poi preferiva mantenersi sui Protoss, adesso ha deciso di passare a terra. Vola la medivac di Gill, si va a posizionare, vengono droppati questi Marine e questi Hellion, ma arriva immediatamente un piccolo contingente di rocce, un altro contingente di rocce, si va a schiantare sull'altra parte. 127 psi per Gill, 121 per Evaner, mentre stanno arrivando ben 10 idralische. Rocidra per Evaner. Secondo qualifier Firenze H48, 11 e 12 maggio. Chi vince questo torneo sarà arrancato come testa di serie per le finali. Non dovrà pagare l'iscrizione, vincerà anche un premio di Antec. Ma quello che conta per questi giocatori è vincere per dimostrare di essere i numeri uno, vincere per dimostrare di essere il giocatore più forte d'Italia. 149 psi, però che cavolo, è 13 minuti e che non succede nulla, per favore fate qualcosa. Intanto da quest'altra parte Evaner si difende da un drop, sembra una partita di scacchi. Adesso Gill inizia a multidroppare, arriva però, attenzione, c'è una mina, boom, la mina sottoterra, la mina esplode anche tutto l'altro esercito di Gill. Evaner sembra essere pronto a reagire. Evaner sta reggendo bene, attenzione, qua c'è un'altra mina,
un'altra mina da parte di... Attenzione, questa mina potrebbe far scoppiare tutte queste rocce. Attenzione, Vanner continua ad avanzare. Sta arrivando anche l'alveare, il tech definitivo. Adesso servirebbe un overseer per Vanner. Dall'altra parte Gil solamente 1-1. Gli upgrade a 14 minuti di partita. Si vanno a raggruppare. Io vi ricordo che all'11:10 questa sera saremo anche su Mediaset, perché Vasacast è il dono dell'ubiquità. Ci potrete vedere su Gamerland, su Italia 2, su Mediaset. Sì, siamo andati anche su Mediaset. E allora, c'è Guz, è bello e la gente lo vuole. 186 zip per Evaner, 181 per Gille. I due giocatori stentano ad attaccarsi. Buono il posizionamento di questa roccia di Evaner, che fa vedere al giocatore Zerg che stanno arrivando queste due Medivac. Le Medivac si muovono, sembrano essere aggressive, ma Gille deve riuscire a uscire, deve riuscire a fare dei danni, perché Evaner in questo momento è maxato. Guardate queste due Medivac, a questo punto Evaner le ha viste, sa dove sono. Sta arrivando anche 5 Infestor per Evaner. Attenzione, le Medivac, oh mio Dio, esplodono con tutti i Marine dentro. In questo momento sta partendo un'altra Medivac sul lato destro del campo di battaglia. La potete vedere questa Medivac di Gille. La partita, secondo me, in questo momento vede Vanner in vantaggio anche solo per gli upgrade. Sta arrivando il 3-3, mentre da quest'altra parte Gille è solamente al 2-2. Gille è solamente il 2-2. Attenzione, potrebbe perdere un'altra Medivac piena di Marine. Difatti è così. E Vanner adesso potrebbe andare ad attaccare, anche se ancora non ha degli Infestor. Starigol è pronto probabilmente ad affrontare il giocatore Zerg. Sentite la tensione della Guzzo Station in questo momento. L'Arabo sta tornando, potremmo essere alle battute conclusive, ma attenzione a tutte quelle mine, ci sono tantissime mine. Avanza, move attack per Evaner, move attack per Evaner, adesso per Gil, è il momento di difendersi, è il momento di dimostrare quanto vale, va a ingaggiare sul lato in alto della mappa. Attenzione, dall'altra parte ci sono tutte le mine, potrebbe ingaggiare in questo momento, le mine vengono spostate, attenzione le mine, mitre artificiali, fungo incorrotto a parte di Vanner che respinge ineccepibilmente l'attacco di Gille, e adesso prova a entrare nella terza, prova a entrare nella versa, ci sono ancora delle mine, vengono pullate tutti gli SCP, provano a pullare tutti gli SCP, Gille nell'angolino, in 300 a scacciare l'alieno Zerg, attaccano questi Marauder. Ma Evaner è già maxato, 117 a 193, Evaner sembra essere infermabile, ci sono anche le Queen a far da compagnia a tutto l'esercito Zerg. 186 a 106, potrebbe esserci ancora la classica italiana, meglio di Inter e Juventus. Starigol contro Evaner, 111 a 194, avanza, stimpacca, ci crede ancora, Gil, il principe è tornato. All'inizio sembra essere molto in salita, arriva il GG, well played, Evaner 2, Gil 0!